un appello unanime alla sinergia istituzionale, quello emerso nel corso della cerimonia di avvicendamento al vertice della Legione Carabinieri Calabria, durante la quale il generale Andrea Paterna ha passato il comando al generale Francesco Salsano. La repressione serve un po', se non c'è tutta la società civile che contribuisce alla rinascita di un territorio cui magari lo Stato ha avuto in passato qualche piccola colpa, no? Per fare la crescita economica, sociale, culturale di questo territorio, è normale che ora, nel 2021, magari si può ricominciare un certo ragionamento. No? Da dove comincio? Una bella domanda. Spero di girare il più possibile, ovviamente, un territorio che è particolarissimo, molto bello da un punto di vista, immagino, territoriale, geografico, con qualche problema magari di criminalità organizzata di livello mondiale, qualche problemuccio, ma sicuramente c'è tanta volontà di scoprirla. Nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte il comandante interregionale dei Carabinieri Culquaber, generale Gianfranco Cavallo, i vertici della magistratura ed autorità civili e militari, il generale Paterna ha parlato del suo incarico in Calabria come di un'esperienza piena e intensa. Mi ha chiesto tanto dal punto di vista, diciamo, umano e professionale, ma mi ha dato altrettanto. Non pensavo, ecco, di poter imparare tante cose e di arricchire il mio patrimonio umano e professionale. E credo che sia stata una delle esperienze più belle che ho fatto nella mia carriera, questo lo posso dire senza tema di smentita, insomma. La Calabria ha un fascino tutto particolare, soprattutto per chi fa questo lavoro. Venire qui e fare il carabiniere in Calabria credo che abbia un significato e un sapore diverso rispetto a quel altrove. La Calabria, al pari di altre regioni d'Italia, di altri territori d'Italia, ha i suoi problemi, ha le sue complessità, niente di più, niente di meno, però credo che qui un ruolo fondamentale possano giocarlo le istituzioni, cioè che possano avere un peso specifico maggiore, anche perché il calabrese come indole non è uno remissivo, non è passivo, è uno anzi volitivo, dinamico, anche fortemente determinato, ma ha bisogno di fidarsi, ovviamente, quindi le istituzioni devono, secondo me, ecco, avere questa consapevolezza, cioè mantenere una credibilità ai massimi livelli, perché attraverso questa credibilità la collaborazione e l'apporto che dà il cittadino calabrese è determinante.